Mi può fermare qua. Allora, parola al nostro cerimoniere. Io mi metto a fianco, che si mette a fianco. Silenzio per favore. Al magnifico signore della Civitas di Manfredonia, animati dall'affetto di ubbidienza, sudditanza, che sin dalla sua edificazione ha mosso questi cittadini ad iniziativa e su mandato morale delle menti eccelse che hanno fatto grande questa Civitas, noi, già sudditi di re Manfredo, che qui ci presentiamo e siamo, messer Franco, messer Enrico, messer Antonio, di sangue e genia dei Barbone, di terra di Bari, e per voce di chi vi parla, Vittorio Tricarico, sicuri della vigile scorta dei capitani delle torri, che qui chiamo a raccolta, capitano Matteo Riccardi, capitano Antonio Perrone, capitano Antonio Azzarone, capitano Raffaele Di Sabato, noi tutti, sospinti dal consenso e dall'afflato dei manfredoniani, rivolgiamo voti a te, magnifico signore della Civitas di Manfredonia, Giovanni I, formale istanza a che, indossato il manto del comando, ci indichi e conduca alle celebrazioni delle giornate della storia della sua settima edizione dalla Piazza del Popolo a D 23 aprile anno domini 2023, 760 della fondazione di Manfredonia. Consci delle responsabilità che la storia ci affida, confortato dai propri viri della città, supportato dai buoni cavalieri che sono corona del nostro operato, animato dal forte amore per il nostro fondatore, vivificato dalla fonte della sapienza dei nostri avi, noi, Giovanni I, nel secondo anno di governo di Manfredonia, vista la garbata istanza dei messeri Franco, Enrico ed Antonio della genia dei Barbone, dell'anfitrione messere Vittorio Tricarico, rassicurati dalla possanza dei capitani delle contrade, accettiamo di unirci a tanta richiesta, ritenendola atto di doveroso affetto verso i concittadini che con il loro libero voto benevolmente alla guida della Civita ci hanno designato. Dal Palazzo San Domenico, 22 aprile, anno domini 2023, 760 anno della fondazione.
Thank you.
dalla brezza della fede, pur consapevoli delle fragili mancanze di cui ci accusiamo attori, ma fidenti nella clemenza del Creatore, in questo giorno che segnati ha veduto la posa della prima pietra della novella si porto, il coro elevando per la magnificenza del Signore la sentenza che ha reso grande il nostro re Manfredi. Christus vincit, Christus regna, Christus imperat. Deferenti al ministro di Dio, Don Andrea, custode di questo sacro tempio dedicato alla Vergine del Carmine, rivolgiamo preghiera affinché asperga su noi quelle gocce d'acqua purificatrice e purificatrice dell'anima. Reverendo Don Andrea, vogliate altresì cristianamente benedire i drappi che sono ispirazione ed unità dei cittadini, le armature che riparano dagli strali nemici, le spade che difendono la fede dei cavalieri che le impugnano. Di tanto noi tutti, figli sipontini, rivolgiamo cristiana preghiera, sagrato della parrocchia della Madonna del Carmine, a D 22 aprile 2023, 760 della Fondazione Manfredonia, a D, anno Domini 2023. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Carissimi cittadini, la storia di un popolo ha nelle sue feste, nelle sue tradizioni, un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo, che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore. Procediamo ora alla preghiera di benedizione, una preghiera semplice, un gesto semplice, quello dell'acqua benedetta. Ci tengo a precisare il testo che richiama lo stile di qualche secolo fa, dei secoli medievali, del tempo della fondazione di questa città, richiamano anche alla benedizione delle corazze e delle armi. Ben lieti che queste corazze e queste armi non servano a noi, ma vogliamo chiedere al Signore che custodisca la pace nella nostra cittadina, tra le persone, e favorisca anche con il nostro aiuto la pace ovunque, quella pace che è ancora lontana dal verificarsi. Quindi questo gesto simbolico diventi davvero benedizione e presenza del Signore che anima gli spiriti alla fraternità universale. Benedetto sei tu, Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra cittadina, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e amministratori mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Per la fraterna intercessione della Beata Vergine di Siponto, di San Lorenzo Maiorano, di San Giustino, primo vescovo sipontino, e di San Filippo Neri, patrono secondario della città, il Signore custodisca tutti voi sotto la tua protezione. Amen.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Auguri.